lagi sama Telmo itu Telly. Hari ini mau ngucapin Happy Mother's Day. Hari ini tuh hari Minggu tanggal 9 Mei. Jadi Mother's Day itu setiap minggu kedua di bulan Mei. Dan hari ini ya hari yang spesial ini. Gue mau ngobrol-ngobrol sama seorang ibu, orang Jepang. Itu juga termasuk teman gue. Teman tetangga sih, soalnya deket banget sama rumah gue. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Gimana sih dia hidup di Italia sebagai orang Jepang, seorang ibu, satu anak. By the way, dia Jepangnya dari Sapporo. Penasaran kan? Jangan lupa tonton terus, simak terus keseruan Telmo sama Satoko-san. Nah, ini dia, kita coba interview sedikit sama temen gue, namanya Satoko. Dia tinggal di Jepang, tinggal di Italia, orang Jepang. Dan kita mulai sekarang ya. Oke, ciao Satoko. Ciao. Allora. Te preferisci si parla in italiano? Si. Oke, si parla in italiano. Kita ngomong dalam bahasa Itali karena we already forgot English. So it's better we talk in Italian. Oh, Japanese. Oh, Japanese. Non capisco. Allora, prima volevo dire auguri, auguri per tutte le mamme oggi. E poi volevo chiedere te sei una mamma in Italia, una giapponese che abita a Firenze, come fai abitudine daily life, dalla mattina fino a sera, come fai? Dunque, praticamente la mattina mio figlio va all'asilo, quindi io o mio marito portiamo all'asilo, sì. Quindi dalle 8 di mattina noi partiamo da casa, quindi dopo faccio pulizie della casa o cucina. Se ho tempo ancora, allora leggo qualche libro. Ah, leggo. Che libri? In italiano o in giappone o in inglese? Sì. Ho comprato il libro in italiano, per imparare italiano per studiare, no? Bravo, bravo. Però non continuo tanto. Meglio te che io. Io voglio in giapponese. Io non leggo mai. Ah no? Io leggo solo su internet qualcosa, articolo, qualche sì. E poi dopo continui? Poi dopo allora già mezzogiorno, devo prendere Giovanni. Poi dopo l'autobus prende Giovanni. Per andare ci vuole meno mezz'oretta, però per andare lì, per sono arrivata lì, parlo sì. con maestre, sì. e aspetto l'autobus e quindi alla fine torno a casa verso la luna. Già a luna. Sì. Da quel momento cominciamo a mangiare. Sì. Quindi mangiato, dopo mangiato lui fa pisolino. Allora anch'io faccio pisolino un po', un'oretta. E poi sveglia verso le 3, 4. A 3, ok. 3, mezzo, 4. Ah. Scusate. Nulla. Poi dopo fa merenda, lui mangia la mela, qualcosa. Poi dopo la merenda facciamo un'altra passeggiatina,
Sì, al giardino. E poi sera te prepari anche la cena. Ah, di solito te che fai? La cena giapponese o cena italiana? Metà. Però più giapponese che italiano. Sì, cena, si dorme. No, così. È finita la giornata, poi si riposa. Ok. Bambini sempre rompe scatole. Sbagliato. E poi? Devo sapere se come partorire a Giappone. Gratis. Posso sapere quanto per fare il partorire? Mi ricordo bene. Non mi ricordo. 4.000 euro. Yen e 40. 40.000. 40.000. Accidenti. E quando mi sono scoperta, sono incinta, devo andare a comune per prendere come libretto. Sì. Con questo libretto c'è coupon, ci sono tanti coupon per andare da dottore, per fare esami. Quindi se quando uso questo coupon, allora quasi non si paga nulla. Alla fine non paghiamo nulla. Questo in Giappone? In Giappone. Ah. Però io penso prima paga, poi dopo il governo ci dà i soldi. Ah, penso. Buono. Però più o meno 4.000 euro costa 4.000 euro. Verso, sì, circa. Invece, meno male che hai fatto partorire qui, vero? non si paga nulla, proprio un pochino di esami, un altro esame. Come extra esami, non è esami regolari. Se ho bisogno di qualcosa di più, allora dobbiamo pagare. Sì, quello non sì. Tanto. E poi che lingua usi a casa per parlare con marito, con figlio? Italiano. Sempre italiano. Con mio marito italiano. All'inizio inglese. All'inizio inglese. Sempre inglese, però dopo devo imparare italiano. No, ora allora, sempre italiano. Comunque io parlo italiano con mio marito, con Giovanni, con mio figlio, non 100% giapponese. Perché c'è babbo, sì. Ha detto, allora sì. Devo parlare anche italiano. E che cultura in Italia che ti fa spaventa? Se si compara con cultura italiana? Ma quando sono andata a comune o questura, come polizia. Sì, questura, sì, capisco. Sempre vado queste cose burocratiche. Sì. Tutti dicono un'altra cosa, no? Non è... Sì, vero. Nessuno è giusto. Io vado a questo comune, mi ha detto questi documenti. Sì. Invece allora porto tutto, poi andata in un altro comune, manca questo sì. Non va bene. Sì. Allora. Quindi un po' scioccata. Sì. Perché da questo differente, un'altra parte, un'altra informazione, sì, quindi ti fa confusione, esatto. Succede anche a me. Mother's Day a Giappone è uguale come qui in Italia, vero? Sì, il giorno secondo, è uguale. Secondo domenica? Sì, secondo domenica a maggio. Di maggio. Maggio, sempre uguale. Ah, Indonesia il 22 dicembre. Ah, dicembre? Sì. Ah, anche prima di Natale? Sì. Ah, non sapevo. Si fa così. L'ultima domanda, che cosa volevi dire per tutte le mamme? Non lo so, le mamme sono tutte le mamme sono brave perché devono organizzare tutto, bambini, marito, la casa, la famiglia. È sempre forte. Sempre forte, sempre allegra, sì. Ma anche noi, le mamme, sono umane. Sì. A volte
un po' triste, un po' stanca. Un po' su, un po' giù. Sì. Capisco. Sentiamo queste cose. Sì, sì, sì. Forse vuoi dire qualcosa per la tua mamma, per dire ciao, per salutare alla tua famiglia a Giappone? Forse se vuoi dire, puoi dire in giapponese. Mia mamma abita da sola in Giappone. Quindi non so, grazie mamma. Grazie. se te non ci fosse in Giappone, io non sono qui. Non sono nata. Ah, sì. Grazie, e un giorno vorrei vederla. Grazie Satoko, grazie. Allora, aku jadi keterusan ngomong bahasa Italia. Kita ketemu lagi, itu tadi interview gue sama Satoko. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Ciao ciao.